Buongiorno a tutti, io sono Padre Andrea dall'Inghilterra. Io faccio con te è un piccolo gesto di amore, quello di condividere la parola di Dio. Parola di Dio di oggi è quello di Giovanni, capitolo 15, versetto 18. 21. Gesù dice: Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Gesù, dopo aver parlato dell'amore e dell'amicizia, tratta un tema, quello dell'odio. I discepoli devono amarsi fraternamente, come Cristo li ha amati. Essi però saranno odiati dal mondo proprio perché sono amici di Gesù, come il mondo ha odiato e perseguitato Cristo, così odierà e perseguiterà i suoi discepoli. Il mondo, in quanto personificazione del male, odia la luce, lotta contro il verbo luce, perché preferisce le tenebre alla luce. Così noi sappiamo bene che qualche volta gente piace di stare nelle tenebre. Che cosa vuol dire? Vuol dire che vuole peccare continuamente, è un piacimento. Continuamente odiare gli uni gli altri. Per esempio, ci sono tante famiglie che, così detto, distruttono adesso perché ci odiano. Non ci sopportano dei limiti, non ci vedono la gloria di Dio, il volto santo. Così il mondo ostile a Gesù odia anche i suoi discepoli, senza causa. Il mondo odia noi pure, perché noi predichiamo il Vangelo che è Gesù nostro Signore. Essi sperimenteranno tribolazioni, ma non devono spaventarsi perché il Cristo ha vinto il mondo. I cristiani partecipano a questa vittoria mediante la fede. Noi non ci preoccupiamo. Per questo motivo annunziamo continuamente il Vangelo di Cristo, chi è morto per noi, chi è risorto per noi, chi è salito al cielo per noi. Io penso che la ragione profonda di questo odio contro i discepoli sta nel fatto che essi non appartengono, come è scritto, al mondo di Satana, ma al mondo popolo di Dio, perché Gesù li ha scelti per grazia. Poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo. Questo è molto importante. Io metto la linea qui perché è così importante per noi. Così noi ricordiamo che Gesù ricorre al detto già utilizzato nel contesto della lavanda dei piedi, per esempio, per insegnare la necessità di imitare il suo esempio del umile servizio dei fratelli. Comunque,
Io spero che tu stia molto bene, specialmente questi giorni, questi tempi, tu possa incontrare ogni giorno, il nostro Signore, attraverso, la parola di Dio e attraverso, la Santa Messa, se possibile. Signore sia con voi e con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.